Benvenuti e bentornati di nuovo qua sul mio canale a fare quattro chiacchiere oggi di calcio dopo diciamo la mia, come dire, il mio exploit contro Carlo Pellegatti. Oggi, dopo tanto tempo, ho risentito un attimino questo mio aggancio all'interno dell'organigramma Milan. E ho fatto una chiacchierata di un quarto d'ora, 20 minuti, tanto anche lui ovviamente purtroppo, ahimè, era impossibilitato negli spostamenti, se non brevi. Ogni tanto qualche movimento ovviamente lo va a fare per un discorso lavorativo, ovviamente. E abbiamo parlato un po' del più e del meno. Ha detto: cavoli, su Pellegatti ci sei andato giù duro, giù pesante, ridendo. Però mi fa: effettivamente non hai tutti i torti. Ha cambiato 5 volte modo di pensare, modo di ragionare. Boh. Siamo messi a parlare un po' anche per quanto riguarda il discorso della tifoseria. E ahimè, a voce sua mi ha riferito che certi dirigenti, non rivolgendosi, non facendo nomi e cognomi, ma ovviamente si può immaginare chi possa essere, fa: è fortunato essere in questo periodo nel Milan. Fossimo stati 10-12 anni fa, veramente certa gente sarebbe stata raggiunta a casa dalla tifoseria. E una tifoseria che al giorno d'oggi basta essere una buona parte, anzi una piccola parte molto influente, diciamo, della tifoseria, che ovviamente basta essere pagata, ovviamente i mercenari. Ha fatto una risata fragorosa, mi ha detto quando ha visto il video, ma effettivamente di mercenari parliamo. Quelle tifoserie che sono in grado di ribaltare, diciamo, mettere quasi, non dico in ginocchio, ma avere una voce molto importante per quanto riguarda le idee societarie, e tifoserie che sarebbero in grado anche di fare invasioni di campo, addirittura far sospendere le partite. E di queste cose ovviamente ne abbiamo viste. Abbiamo parlato molto delle tifoserie nel calcio italiano. Ho detto: come i giocatori di una volta non ci sono più, non ci sono neanche più le vecchie tifoserie, e non quelle aggressive, quelle che facevano casini, eccetera, eccetera, perché dopo il decreto praticamente della scheda del tifoso, dove praticamente si è identificato quando compri i biglietti, eccetera, eccetera, quello ci voleva. Però una parte della tifoseria, diciamo, il calcio del giorno d'oggi ovviamente ha abbandonato un po' il calcio, anche perché è un calcio che è stato snaturalizzato, è stato veramente ribaltato completamente. Mi ha ribadito 2 o 3 volte fa: certi dirigenti, certi manager all'interno delle società, compresa il Milan, sono fortunati, perché se ci fosse stata la vecchia tifoseria, Brigate, Fossa dei Leoni, eccetera, eccetera, con i vecchi capi, veramente a mezzanotte, all'una di notte, quando tornavano gli addetti ai lavori a casa, si ritrovavano sotto casa a far casino. E in alcune situazioni mi riferiva che c'è stato l'intervento della polizia, perché veramente le situazioni iniziavano a essere veramente pesanti. Ogni giorno, ogni sera, ogni notte, tornando a casa, schiamazzi, casini, urla, cori, la gente dei vicinati, ovviamente poi si muoveva tutto l'iter con la chiamata alle forze dell'ordine, intervenivano, randellate, arresti, eccetera, eccetera. E gli ho fatto un discorso per quanto riguarda il mio punto di vista riguardante Ragni, che lui mi ha dato totalmente, totalmente ragione, senza nessun punto di domanda, senza nessun dubbio, alcunché dubbio, come piace dire a me. Perché Ragnik no? Io sono assolutamente contro Ragnik, ma non perché mi ha fatto qualcosa o ha
ha vinto tanto, ha certe idee, certe mentalità. Ma la cosa che nessuno riflette, due caratteri, uno come Ragnik e uno come Gazidis. Inizialmente ovviamente possono andare d'accordo. Alla lunga, ovviamente, due caratteri forti inevitabilmente si vanno a scontrare per opinioni e idee differenti. Ragnik è un po' alla Boban, diciamo. Quindi il rischio sarebbe che dopo 6 mesi veramente ci sarebbero fuochi d'artificio. Ci sarebbero fuochi d'artificio. Quindi, a mio avviso, ad esempio Spalletti mi raccontava un carattere che riesce bene o male comunque sia molte volte a ingoiare il rospo, come si suol dire. Ragnik, avendo una certa influenza, una certa personalità, un certo stile e carisma e anche delle grosse, anche vittorie in passato, si sente un po', tra virgolette, un mezzo Mourinho, dove ovviamente se c'è qualcosa che non va, andrebbe ai 4:20 davanti alle telecamere di Sky o di DAZN, finita la partita e tirerebbe giù su un putiferio allucinante. E ovviamente Gazidis, o sei con o sei contro, non ci sono le mezze misure, e quindi sarebbe veramente, sotto questo punto di vista, un delirio allucinante. Più mi raccontava un discorso per quanto riguarda come dovrebbe essere gestito il Milan, ed è assolutamente controproducente la linea politica che sta utilizzando Gazidis. Il Milan è una società, un'enorme società, un'enorme macchina, come se fosse una Porsche, e che ogni volta che si muove ed è in continuo perenne movimento, ovviamente ci sono delle spese che non si riesce a farne a meno, e sono tantissime. E ovviamente, non andando, non dico in Champions League, ma nemmeno in Europa League, queste spese ovviamente rimangono a carico del destinatario, quindi a carico della società. E è una società strutturata nel più spendi, meglio spendi, e devi vincere però. Quindi non è assolutamente un qualcosa da andare a risparmio il Milan. Il Milan gli devi mettere la V-Power, e la devi far tirare, la devi far tarellare, chiaramente. Solito cagnolino, questa volta accompagnato da una donna, però vabbè. Capita, ormai ci siamo abituati in questa location, ci sono anche gli imprevisti. Dicevo, il Milan è una società, una grossissima società con delle spese allucinanti, e semplicemente tenere aperto Milanello con il Milan Lab, tutti i vari strumenti, vari dottori, ha una spesa allucinante. Una spesa allucinante deriva anche dagli stipendiati Milan, al di fuori dalla società, managerialità, eccetera, eccetera, ma dalla tifoseria, perché mi ha assicurato che all'incirca un 200.000 euro, 150-200.000 euro al mese, la società li tira fuori per la tifoseria. Quindi fa capire questa cosa, che comunque sia ci sono un sacco di soldi in ballo anche riguardante le tifoserie. E ovviamente, ricevendo grossi soldi, sì signore, zitti, muti e cammina. Quindi si capisce anche quando io dicevo poi servi della gleba, sì, un po' così, un po' servi, un po' servitori. Ovviamente ricevono i soldi e devono un attimino andare sotto una certa direzione, e quindi la linea assolutamente alla quale mi ha detto la tifoseria dovrebbe andare contro è il discorso di queste persone, questi ragazzini che vorrebbero prendere, che comunque sia non è il risparmio, ma è l'investimento per poter andare a guadagnare. Non è con 1.000 euro che vai a guadagnare una fortuna in borsa. Se vuoi guadagnare una fortuna devi investire almeno 200.000 euro e avere buona fortuna, ovviamente. E il Milan è così.
ovviamente andando a prendere gente con esperienza, la fortuna potrebbe essere, può venire a meno della fortuna, ovviamente, esperienza, grandi campioni, eccetera, eccetera. Per quanto riguarda Icardi, ne ho parlato, un'idea eccezionale che mi stava proponendo, ho detto fossi io Icardi lo prenderei tranquillamente, però gli metterei delle clausole. Nel senso, ogni volta che pisci fuori dalla tavoletta del cesso, ti arrivano delle multe, te e tua moglie. Tua moglie deve stare zitta, muta e immobile davanti alle telecamere, eventualmente se qualcosa che non va, ci viene a riferire a noi direttamente. Quindi ogni volta che pisci fuori dalla tavoletta una bella multa, sicuramente avendo un discorso di questo tipo ci penserebbero due volte a fare esternazioni strane. Detto questo, come sempre, ragazzi e ragazze, signore e signori, vi saluto come sempre e mi raccomando, come sempre, pollicione enorme, conturbante, dorsale, pettorale, tartaruga 2 cm, proprio il six pack, come si suol dire. E niente, vi saluto e vi aspetto prossimamente. Mi raccomando, abbiamo superato di gran lunga quota 1000, siamo 1060-1070, veramente tanta roba. Ci siamo un po' fermati, ovviamente, come tutti, per quanto riguarda questa maledizione arrivata dalla Cina. E benedizione, perché comunque se ci stanno aiutando. Tiriamo avanti, piano piano ne usciremo fuori. Ciao a tutti e buona giornata.